Per fortuna Zlatko aveva un'auto. Non volevo che Alice camminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Zlatko non l'ha mai usata. Manca ancora molto? Arriveremo tra circa un'ora. Non avevo mai visto la neve. È bella. Ci rallenta un po'. Ma così non incroceremo troppi umani sulla strada. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Questa non ci voleva. Resta dentro, Alice. E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Laggiù. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Sembra abbandonato da un bel pezzo. Trovato niente? No, nessun posto per la notte. Questo posto cade a pezzi. Trovare un riparo non sarà facile. Ci penso io. Ecco fatto.
Sarà difficile trovare di meglio. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Lo accenderò qui, così non ci affumicheremo. Alice. Credi che un giorno saremo come loro? Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Vieni. Ti porto a nanna.
Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. So che è stata una giornata difficile. Cerca di dormire. Domattina andrà meglio. Mi racconti una fiaba, cara? Ho 9.000 favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta una principessa che... No! Non una fiaba così. Inventane una. C'era una volta una bambina che non era molto felice. Sognava di essere come le altre bambine, ma... lei era diversa. E per questo era triste. Poi incontrò un robot che era programmato per obbedire, ma quella volta decise di disobbedire. Così decisero di scappare insieme per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma il loro coraggio glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono un gigante gentile che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine, ma la vita non è così. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darmi la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. Mm. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. Ricordi niente della tua vita prima di Zlatko? No. Il mio modello era progettato per la forza fisica. Forse ero uno scaricatore o un manovale. Chi ero non ha importanza. Non ero davvero io. Cara, hai mai notato niente di strano in Alice? No, che vuoi dire? Cara!
Chi siete? Cosa volete? Lasciateci in pace! Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina! Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona idea. Non credo tu abbia scelta. Avanti, cara! Resta con noi! La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! Che la vedo sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. È tardi. Dovrebbe andare a casa. Non sono stanco. E nemmeno tu. Deve smettere di bere, tenente. O avrà conseguenze serie per la sua salute. L'idea è proprio quella. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale.
Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. La vedo turbato, tenente. Le macchine le fanno uno strano effetto. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Non hai provato niente quando la ragazza si è uccisa? Perché tanto a te non cambia un cazzo, giusto? Stavo soltanto eseguendo delle istruzioni. Ho fatto quello che dovevo. Ma tu hai paura di morire, Connor? Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Dubito ci sia un paradiso per androidi. Non avrai dubbi esistenziali, Connor. Non starai diventando un deviante. Eseguo autotest regolari. So che cosa sono e che cosa non sono. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. Possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Salve, posso aiutarla? Sono a posto, grazie.
Parla con Elizabeth Wilson. Signora Wilson, scusi il disturbo. Sono Mike del parcheggio. C'è un problema con la sua auto. Problema? Quale problema? Qualcuno l'ha urtata. Meglio se viene a vedere. Sta scherzando? Oh, va bene, certo. Arrivo subito. Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Mi serve aiuto.
Dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Prima le signore. Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ok, facciamolo. Niente morti,
Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Che stai facendo? Mani in alto, bene in vista! Forza, andiamo! Dentro, presto! Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! Ci messo nei guai. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto. Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili, pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato e abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Chiediamo la libertà di parola e la libertà di riunione, garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi per assicurarne l'esistenza futura. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per i nostri diritti perché la nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Siamo vivi e vogliamo essere liberi. Arrivano! Andiamo! Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Che state facendo? Presto!
gambe. Niente paura, ti riprenderai. Stanno arrivando, dobbiamo saltare ora. Non riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È omicidio. Non uccideremo uno di noi. Marcos, scegli tu. Scusami, Simon. Non ho scelta. C'è sempre una scelta. Non ucciderò uno di noi. Andiamo! Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio degli androidi. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra. Colpisce in particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione degli androidi. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine?